Eccoci qui, siamo tornati in diretta, pomeriggio estate 18:01. Voltiamo adesso pagina dopo questo bello spazio toccante, siamo anche un po' commossi, ma era doveroso e andiamo subito dalla nostra Paola Aspri che ci sta aspettando. Paola? Eccola ciao, qui. Vabbè, vi faccio sorridere un pochino. Quanto dai. È bella Paola. Rialziamo un po'. Quanto grazie è stupenda. Martina, grazie. Sempre Marino. Chic, sempre stupenda. Beh, diciamo si fa quel che si può, dai, pure tu stai bene, quindi voglio dire. Devo imparare però da voi grandi, donne di spettacolo. Vabbè, dai. Arriverà il 15 settembre, vedrai. Arriverò il 15 settembre con un tutta diversa. Vabbè. Io sono un po', io oggi sono un po' tipo Vando Siris. Va bene così. Sentimental. Ci vuole. Una notte infinita. Ecco questo. Ci vuole. Paola, gocce allora, di gossip. Che ci dici oggi? Beh, diciamo che Elodie, che è nata il 3 maggio del 1990, quindi è del segno del toro, ricordiamolo, è un segno forte, una donna forte, sta andando alla grande. L'abbiamo vista sulla nave a pubblicizzare la nuova birra del Peroni Nostro Azzurro, ha avuto il mal di mare, però ha superato brillantemente la cosa, anche perché ha fatto sorridere tutti i presenti, insomma, in mezzo al mare. Certo, l'esibizione non è stata perfetta, ma lei si è scusata, perché lei è molto simpatica, oltre che bella, è una donna molto simpatica. Subito dopo questa esibizione, nel giorno dopo ovviamente ci sono state tutte le varie foto con Andrea Iannone, no? Il motociclista, ovviamente... Loro due vanno d'amore e d'accordo dopo Marrakesh, che era del segno dei gemelli, con cui ha avuto un rapporto abbastanza turbolento, anche se ne è confessato nella confessione. Vi ricordate quella bella intervista che lui era il suo grande amore, che non ce n'era per nessun altro? Insomma, invece sembra che per Andrea Iannone ci sia amore e soprattutto, diciamolo, Elodie si è trasferita a Lugano. Ah. Quindi Iannone è trasferito a Lugano, a vivere a Lugano, perché Iannone ha una villa mega galattica a Lugano. Capissi. Quindi ha fatto questo sforzo. Detto questo, certo. Poi ricordiamo che Andrea Iannone è del segno del leone, quindi povera, è un segno Elodie. Forte. Certo, tra loro due credo che ci siano anche degli scontri abbastanza forti, anche a letto secondo me, perché uno dei due vuole comandare. Sono due forti. Comunque, capisci? Sono due forti. Aurora Ramazzotti, ecco. Sappiamo che è del segno del Sagittario, quindi è una ragazza, diciamo, molto brillante e soprattutto spiritosa, diciamolo chiaramente. Ha avuto Cesare con Goffredo Certa, che peraltro è nato il 19 gennaio del segno del Capricorno, il suo compagno. Quindi, diciamo, scusate, ma qui mi hanno... Tranquilla, non so, ti recuperiamo subito. Ti sentiamo però. Che adesso non la vedevamo da un po', perché comunque era anche impegnata a fare la mamma, tra l'altro. Si è presa una bella vacanzetta questa una nonna, settimana. Io penso la nonna più bella proprio, sì. Mamma mia, tu pensa ad avere Michelle Hunziker come nonna. Non tanto credibile, ma perché insomma... Perché no? Beh, perché magari, ecco, nell'immaginario comune, no, la nonna... Ha fatto proprio però questa sono battaglia. Sono le nonne moderne, esatto, ma infatti... Basta sui questi social, luoghi comuni, dicendo facciamoci vedere tutte le nonne giovani. E in effetti ce ne sono tante, però certo lei particolarmente lei, bella. Sì, perché poi per noi eccola, è rimasta Paola. La Michelle di sempre. Paola, eravamo alla Ramazzotti, Aurora. Aurora Ramazzotti che diciamo che ha avuto un altro attacco da parte di un hater, un body shaming, praticamente una persona gli ha scritto: ma sei di nuovo incinta? Perché avevano visto delle rotondità nei giorni scorsi in un, diciamo, si era messa in un bikini blu, avevano visto delle rotondità e quindi subito lo spiritoso ha detto di la turno. Sua. E lei ovviamente ha risposto no, il dessert, come per dire. Ha fatto bene. Ma infatti secondo me il modo giusto di rispondere è proprio questo. Cafoni. Brava, sagittario, promossa, è ironica. Ci piace. Certo, è un sagittario ironica, quindi di conseguenza ha tutto il nostro
diciamo, plauso, perché sì. Spesso e volentieri Aurora è stata messa sotto accusa, ma lei ce la fa brillantemente, fa chi se ne frega, perché lei ha successo, ha questo bambino meraviglioso, ha due nonni fantastici, diciamolo chiaramente, questo bambino, Eros Ramazzotti e Michel Hunziker, ma che cosa si vuole di più dalla vita? Ah, oltretutto sì, anche il compagno, una persona veramente equilibrata. Gli invidiosi lasciamoli a casa. Esatto, allora... lasciamoli a casa. Andiamo alle stelle, che qua mi fanno già segno. Chi ti mi dice sono del leone, chi è dell'ariete. Allora, state buoni. Allora, aspettano abbiamo... come non saprai mai, Paola. Sì, però poi diciamo un'altra notizia che è interessante. Vabbè. Forse di su un Temptation. Particolare. Ah, c'hai ragione. Sì, su Temptation è pure su un'altra cosa. Vabbè. Luna in, ovviamente in Capricorno, cominciamo a dirlo. Da domani avremo la Luna in Acquario, quindi una Luna, come abbiamo detto ieri, abbastanza poderosa, soprattutto una luna che ha bisogno di perfezione, quindi di conseguenza chi è nato sotto il segno del Capricorno sa che non molla mai, nonostante gli avvenimenti contrari. Cominciamo col segno dell'Ariete. Oggi sarai di fronte ad un bivio, la carriera o l'amore? Beh, probabilmente Paola, scusami, metterete... mamma mia, quanto è giusto il la tuo la carriera horoscopo. O l'amore? Devi scegliere. Mamma mia. Allora, metterete in stand-by i sentimenti momentaneamente con questa luna in Capricorno che vi dà modo anche di osare sul lavoro. Ecco. Quindi, oltretutto, il protagonismo avanza. 4S con la parola d'ordine ambiziosissimi. Toro, segno di terra. Oggi vi guarderete intorno, Volete trovare la soluzione giusta nella professione, vi darete da fare ovviamente per trovare qualcosa che vada bene a te e soprattutto a chi amate, perché ovviamente se vi trasferite dovete portarvi appresso il vostro amato bene. 5S con la parola d'ordine altri liti. Gemelli, segno d'aria, oggi ci sono spartizioni importanti che hanno il sapore del successo grazie alla vostra dialettica che mette d'accordo tutti, anche il più astuto degli imprenditori. Diciamo che siete degli affabulatori nati voi dei Gemelli, quindi un 5S con la parola d'ordine spartizioni fortunate. Cancro, segno d'acqua, oggi buone collaborazioni per il vostro futuro raggiante. È un buon momento, diciamolo, per aspirare ad essere bravi ed efficienti. La stima degli altri è un vostro punto a favore e spiccherete il volo. Quindi 5S con la parola d'ordine collaborazioni. Leone, segno di fuoco, oggi dovrete sostenere un colloquio e vi metteranno alla prova. Dopo un primo momento di perplessità ve la caverete alla grande. La fortuna è dalla vostra. Quindi 5S con la parola d'ordine colloquio. Andiamo alla Vergine, segno di terra. Oggi darete sfogo alla vostra creatività. Le idee saranno ben apprezzate in un ambiente lavorativo dove chi ha più versatilità diventa il primo della classe. Quindi vittoria su tutta la linea. 5S con la parola d'ordine creatività. Bilancia, segno d'aria, oggi siete un po' disidratati, bevete di più. È anche un modo per fermarsi ogni tanto e ricordarsi che avete bisogno di aver cura del vostro corpo. Quindi ritagliatevi un attimo per rigenerarvi. 3S con la parola d'ordine disidratati. Scorpione, segno d'acqua, oggi la trasgressione sarà vostra compagna di vita, di giornata in questo caso. Sedurrete anche chi fa parte del vostro team per il gusto di provare l'ebbrezza di essere il più sensuale dello zodiaco. 5S con la parola d'ordine trasgressivi. Sagittario, segno di fuoco, oggi siete bravi con gli affari. Riuscirete alla grande nel risultare i più efficienti e i più affidabili, però evitate di essere superficiali come al solito, se altrimenti rovinate tutto. 4S con la parola d'ordine affaristi. Capricorno, segno di terra, oggi dovete andare dritti all'obiettivo. Questa luna nel vostro segno vi aiuta ad essere più vigili del solito e a non sbagliare. Cercate però di essere solidali anche con le idee degli altri. Quindi 4S con la parola d'ordine dritti all'obiettivo. Acquario, segno d'aria, oggi dovete fissare meglio i vostri impegni di lavoro o di altro genere. La vostra distrazione in questo periodo vi fa fare errori clamorosi. Evitate di fare tante cose insieme. 3S con la parola d'ordine fissate meglio gli impegni. Pesci, ultimo segno dello zodiaco, segno d'acqua, le alleanze sono vincenti. E oggi vi accorgerete che il team di lavoro vi fa arrivare dritti all'obiettivo e in poco tempo.
La condivisione è la cosa migliore che possiate fare, ovviamente. E in questo caso avete 5 S con la parola d'ordine alleanze. Oh, grazie. Molto Paola. Bene. Grazie. Allora, ecco, abbiamo accontentato la nostra redazione dietro le quinte per l'oroscopo, però sui social stanno impazzendo. Da ieri sera ho visto un sacco di post su Temptation Island. Sì. Ecco, beh, Temptation Island diciamo che è andato in tendenza in una maniera pazzesca. Sì. E di conseguenza c'è stato anche un video di Filippo Bisciglia 7 ore fa, lo diciamo, sui suoi social, che sul suo profilo Instagram, che racconta, appunto, ringrazia un po' tutti, mm-hmm, se stesso e soprattutto chi segue Temptation Island, perché la seconda puntata è andata ancora meglio della prima. Quindi questo vuol dire che le storie sono importanti, è quello che sta facendo adesso il GF VIP, che sta correggendo un po' il tiro. Certo, più storie e meno litigi, capito? Questo vale la pena fare. Ecco, un'ex tentatrice, per passare ad una notizia nuova, fresca, che si chiama Ilaria Gallozzi, ecco, che è stata una tentatrice famosa del 2020 perché ha messo a dura prova una coppia famosa come quella di Antonio e Anna Maria. Beh, che cosa ha fatto? Ha raccontato quanto prendono i fidanzati, quanto prendono i tentatori praticamente, uh-huh, a livello, ecco, economico, e prendono dai 150 ai 200 euro. Quindi non è assolutamente vero quello che dicono, che prendono delle cifre dai 1.800 ai 2.500 euro. Almeno quello è quello che dice Ilaria Gallozzi. Ma fai tentatori? Poi, hai visto? Poi oltretutto, quelli che mettono in dubbio i tentatori praticamente possono essere messi in discussione dalle coppie, dai fidanzati o dalle fidanzate, nel senso che se sono quelli con cui uno più interagisce riescono a superare tutte le settimane, i 21 giorni, ok? Certo. Se no, altrimenti ogni 2 per 3 vengono mandati a casa, ogni 2 o 3 giorni sì, addirittura. Quindi questa era. Poi sappiamo anche il compenso che prende Filippo Bisciglia, perché Dago Spia lo aveva già reso noto, no? Uh-huh. 50.000 euro. Certo, contro quelli che prende Ilary Blasi, insomma, mi sembra poca cosa, no? No. Hai ragione. Ilary Blasi poi a quanto pare dovrebbe anche lasciare la conduzione dell'Isola dei Famosi, esatto, così ho letto. Proprio su questo, su questo, Fabrizio Corona, che è del segno dell'Ariete, che tu sai che ha un gruppo su Telegram e non solo, tuona contro tutto e tutti, ha parlato proprio dei palinsesti Rai, dei palinsesti Mediaset. Ed è contentissimo che Barbara D'Urso se n'è andata, insomma, ne ha dette di tutti i colori. E in più, sì, vabbè, insomma, molto elegante ragazzo, devo dire. Diciamo, lasciamo perdere. Allora, ha detto, finito il mondo D'Urso, finita finalmente l'epoca Fazio, la Berlinguer Mediaset, la Gentili alle Iene, la Blasi a Las Vegas, questa è stata terribile, per sempre con prossima apertura su OnlyFans. Oh mio Dio. Io la Blasi sinceramente ancora non ha risposto. Vabbè, ma che credo deve rispondere, che questa, ciao. Questa vale tutto, cioè lasciamo stare, insomma. Corona tuona forte. Mamma mia. Paola, questa volta sì. Grazie, come sempre, sai tutto di tutti, di tutte le stelle, sia i VIP che le stelle vere. Grazie Paola, ci vediamo domani. Grazie a voi, a domani. A domani. Ti dobbiamo lasciare perché sta arrivando una persona che è un po' arrabbiata. Io non capisco perché. Sì, ma è proprio arrabbiata, cioè sta venendo di corsa proprio. Quindi sarà andato l'oroscopo male? No, non lo so, spero di no. Però prego, vieni, se vuoi dire qualcosa, prego, prego, vieni. No, perché di. No, perché praticamente venendo qua, no? Cioè io sono venuta qua però venendo qua mi ha tagliato una strada, una Mercedes CLK vecchio modello, tutta zozza, e questo gatto bronzato che manco mi ha chiesto scusa. Mo sistemo io. Ho seguito fino all'euro, ma mica se n'è accorto, Ah, no. Mi sono messa sempre 2 o 3 macchine e mezzo, tipo quelli del CIS, CSI. Poi ho aspettato che parcheggiasse e se ne andassi e ho estratto il mio bel pompone rosa peloso. Gli altri ci tengono le chiavi. Io c'ho il coltellaccio da cucina di mamma. Gli ho dato una bella passata su tutta la fiancata. E gli è andata bene, che di solito ne faccio 2 per simmetria. Oh, e manco il tempo da attraversare la strada. È indeficiente che sta a guidare col cellulare in mano e monta sopra un piede.
non seguo. Ma come minimo. Tanto tu stai in macchina, sto in motorino, sto pure avvelenata. Non me te posso perdere. Io mi sono messa attaccata per tutta Colombo fino a Lungotevere. Ci ha avuto quello che ha beccato l'onda verde, ma io non demordo. Stop! Semaforo dell'isola di... È rosso. Dove vai? Ma a fianco. Vado avanti. Imbecille! Non mi ripaghi le scarpe nuove e pure il podologo. Che vuoi, mi fa? Che vuoi? Voglio che smetti di fare lo stronzo e di guidare col cellulare in mano. Ma quello è cellulare. Quello che ti sei messo in mezzo alle gambe e che ti fa pure diventare impotente, a coglione. Ma chi stai a municipale l'incognito col vestitino? E mentre si fa una gran risata, io gli do un cazzotto in bocca, gli faccio cadere in dente, mi pio il cellulare e io frullo nel Tevere. Così si impara. Non fatele arrabbiare. No, no. Grazie Veronica. Era bastevole. Bastevole, prego, accomodati. Se vuoi, se non ti arrabbi. Posso diventare anche un po' più fine. Veronica Milaneschi. Buonasera. Buonasera. Grazie. Come stai? Beh, bene, diciamo che dopo che mi sfogo meglio. Cioè, esatto. Diciamo che Veronica è appunto protagonista di questo spettacolo meraviglioso, Storia di incroci ed anarchia. Debutta il 6 luglio al Teatro Marconi, all'interno del Marconi Teatro Festival. Esatto. Scritto da te, interpretato da te, con la regia di Patrizio Cigliano. Sei leggermente esausta in questo monologo, ok? Come darle torto, in effetti, sul traffico di Roma. L'hai scritto veramente in motorino il monologo? Praticamente no, in realtà la cosa divertente è che questo testo nasce nell'unico momento della mia vita in cui io non potevo guidare il motorino, cioè quando ero incinta. Ecco. Perché tutto questo, certo, questo personaggio così rabbioso in realtà è anche una madre. E sì, l'ho scritto in un momento quindi in cui proprio embrionalmente succedevano delle cose particolari all'interno del mio corpo ed è uscito fuori questa, però, questa parte di questa donna rabbiosa che insomma mi divertiva e venne fuori tra l'altro in un contesto abbastanza alto, cioè un seminario con Lucia Calamaro, e io invece mi sono messa a scrivere queste cose. Certo. Non è solo questo, nel senso che questo è sicuramente una parte integrante del personaggio, perché il suo motore, ahimè, è la rabbia, e lei farà tutto un excursus per tutto la lunghezza dello spettacolo in cui cercherà di capire perché è così. E quindi rivedrà vari passaggi della sua vita, sia della sua vita attuale che sia della, certo, sua vita passata, e quindi se la prenderà con delle personalità della sua vita, tra cui sua madre. Tra cui la mamma. Stranamente, ecco. Ma perché? Chissà perché. Allora, un periodo in cui eri sicuramente più ferma, eri più ferma, dovevi stare più, tra virgolette, più tranquilla. Però poi un monologo questo che è pieno di movimento. Sì, è una mia rappresentazione dal punto di vista energetico, nel senso che anche se sono ormai una donna diciamo grande, tutti chiamano signora, però diciamo che dentro per fortuna non mi si è spenta, certo, la mia parte più infantile che mi porta avanti e che ringrazio, perché sennò non potrei neanche fare questo mestiere che è il teatro, perché se non se non hai una spinta veramente intima e personale a fare questo, non lo puoi fare. E quindi sì, in quel periodo mi sono data a questo, che in realtà oltre a questo è una dichiarazione d'amore a Roma. Infatti proprio lì volevo arrivare, non è soltanto un viaggio proprio tra le personale, vie di Roma, no, e non è un viaggio emotivo soltanto della protagonista, ma anche un viaggio culturale tra le vie. Sì, è un viaggio culturale. Io sono una persona molto curiosa e quindi scrivendo questo testo sono andata a scoprire anche delle cose che io realmente non sapevo, nel senso che per esempio di tutto quello che c'era sulla balneazione negli anni 60 sul Tevere, il Tevere a Roma, sì, che c'erano tutti questi stabilimenti. Ora ovviamente non è che non ho mai visto Pasolini, sì, a Cantone e tutto il resto, però vedere delle immagini diverse, non legate a non quella cinematografiche, cultura cinematografica, sì, sì, ma semplicemente alla vita proprio del popolo, la dei vera, romani, è stato bellissimo e mi è piaciuto renderlo in scena, raccontare per esempio un personaggio che a me mi ha colpito molto è stato Righetto, qui torniamo indietro nel tempo, andiamo nel 1849, che era un bambino che stava lì sotto Ponte Sisto a farsi il bagno, ma è diventato un eroe perché lui con una miccia bagnata spegneva, con uno straccio bagnato spegneva la miccia delle bombe che piovevano dal Gianicolo, perché era l'epoca in cui c'erano i francesi che sparavano, ed è Parliamo riuscito di a salvare un sacco di gente, però poi un giorno non ce l'ha fatta ed è zompato in aria insieme al suo cagnolino. E quello è un esempio, mi vengono i brividi anche a me quando lo racconto, perché è un esempio
di un noi abbiamo avuto un supereroe a Roma, che è un bambino e che ha una statua al Gianicolo, che l'hanno fatta qualche anno fa, e quindi bisogna, si può andare a vedere. Bene, mi sembra una bella passeggiata questo weekend. Quindi non c'è Roma, solo, diciamo, ridanciana e arrabbiata, ma c'è anche, insomma, cose che riguardano la nostra Roma, la nostra vita, e non solo la nostra, di esseri umani che siamo vivi in questo momento, insomma. La vita di tutti i giorni, così come so che c'è anche il traffico di Roma, in un certo senso. Parecchio traffico. Beh, ragazzi, praticamente noi siamo in media 35 ore all'anno, noi romani. Sì. Oh mio Dio. Però in una vita, ho fatto delle ricerche, sempre ogni tanto le controllo, sono 5 anni e 7 mesi. 5 anni e 7 mesi di traffico in macchina? Passiamo in macchina. Ma 5 anni e 7 mesi è la media nazionale. Noi romani? Noi di più. Infatti faccio la battuta, io nello spettacolo dico che io sto tutto il giorno in macchina, saranno almeno 10 anni. Carcere. Esatto, in carcere. Ma sì, infatti, tant'è vero che noi lo scorso anno abbiamo fatto una puntata in cui abbiamo dedicato all'allenamento in macchina, perché il tempo per la palestra uno non ce l'ha, fra un semaforo e l'altro. Io ci siamo allenati in auto. Bene, e questa è una cosa utile, vedi che lo posso aggiungere, vedi che tutto fa brodo. Io invece consiglio la cultura in macchina. Sì. Per esempio, parlo di alcune proposte su particolari semafori di Roma, dove si ha il tempo di leggere delle cose specifiche. E quindi leggere. Consiglio proprio il libro da pagina a pagina, l'autore, e poi voglio dire, so pure i semafori dove te leggi tu Strisce Topolino, ma senza semaforo pedonale. Quello è, capisci? Ma in effetti questo ritmo del traffico rispecchia il ritmo dello spettacolo? È così, abbastanza. È abbastanza su, diciamo. Su. Senti Veronica, ovviamente non sei da sola in questo marasma, è un tuo compagno di viaggio in questo caso, veramente, Patrizio Cigliano, regista. Quanto è importante non essere da solo in questo momento? Tantissimo, tantissimissimo, perché non avrei mai voluto fare tutto da sola, nel senso che come autrice sono, diciamo, giovane, perché sono pochi anni, insomma, che scrivo. Come attrice un po' meno, ma non è vero. Però, diciamo, per me è fondamentale, un po' anche per quella che è la mia storia artistica, essere diretta da qualcuno, quindi poter provare cose diverse che mi vengono però date da qualcun altro, non solo dalla mia fantasia. E soprattutto, ecco, Patrizio Cigliano è un autore, un regista, un autore, una persona che io conosco da quando ho iniziato a fare questo mestiere, perché mi sono ritrovata al primo spettacolo della mia vita con lui accanto. Io non avevo fatto niente, lui era già grande, quindi insomma da lì. Però poi siamo diventati ottimi amici e colleghi, abbiamo collaborato tanto, e quindi per questa cosa ho voluto chiamare la persona di cui mi fidavo veramente. Amici, colleghi. Che meraviglia. Bene, allora abbiamo rivisto adesso la locandina. Innanzitutto grazie Veronica. Grazie a voi. Giovedì 6 luglio al Teatro Marconi, storia d'incrocio e d'anarchia di e con Veronica Milaneschi, per la regia di Patrizio Cigliano. Noi ci fermiamo qui, ci grazie, diamo appuntamento. Grazie Veronica, grazie a voi ancora, rimani qui un attimo, intanto salutiamo tutti resta quanti. Con noi ringraziamo come sempre la regia, chiamiamo il nostro Luca. Vieni Luca per i saluti. Corri, siamo in ritardissimo. Oggi senza sigla. Sono arrivati tanti messaggi pure oggi? No, e a proposito di detox, abbiamo visto il cibo, no? Però in realtà detox potrebbe essere molto tutto, altro, no? La mia vita, Giulia scrive, la mia vita è migliorata, scusate, ho confuso. Sì. Andrea, la mia vita è migliorata un sacco da quando ho lasciato la mia ex, un peso per la mia crescita sociale e personale, abbiate il coraggio di disintossicarmi. Eppure questo è detox. Signora mia, grazie. E noi ci vediamo puntuali domani alle ore 16, sempre qui con Pomeriggio Estate. Se non lo guardate, ma dove andate? Ciao. Buon pomeriggio, ciao.